Ciao a tutti, in questo video vediamo come fare una canzone di musica da discoteca tipo Gigi Doug, Eiffel 65, anni 90, dance, e lo faremo utilizzando LMMS come software di composizione. Se ancora non avete visto la mia playlist, qui ci sono diversi video che trattano più in dettaglio appunto come funziona questo software. Quindi in questo video mi concentrerò più che altro sui componenti fondamentali per fare questo genere di musica. Allora, la prima parte che secondo me è comodo utilizzare è questo Bassline Editor. Ho fatto anche un video a riguardo. Sostanzialmente qui possiamo provare un po' la canzone, vedere come viene e poi eventualmente spostare i vari pezzi, diciamo, nel Song Editor che è appunto la traccia principale. Quindi, quali sono gli ingredienti di una canzone da discoteca, techno o quello che volete chiamare? Allora, primo punto, andiamo a cercare bass drum e se non lo trovate qua, lo trovate dall'altra parte dove ci sono appunto i samples, quindi bass drum, sentiamo il suono. Ok, quindi possiamo trascinarlo qua. E qua facciamo un pattern molto semplice, possiamo anche scegliere la dimensione della parte che si andrà a ripetere e qui all'interno del bass line editor possiamo appunto improvvisare un po' un ritmo qui. Facciamo qualcosa di molto semplice, quindi sarebbe la stessa nota ripetuta ogni tre, come potete vedere. E questo è il risultato. Ok, quindi questo è il primo ingrediente. Adesso cerchiamo il secondo ingrediente che è un clap. Qui abbiamo diversi tipi di clap che possiamo aggiungere. E vado ad aggiungere questo e il clap vado ad aggiungerlo in diciamo allineato con questo bass drum che è una specie di kick alla fine in modo tale da creare questo pattern. Quindi vediamo come viene. Ok, quindi abbiamo anche la base ritmica e a questo punto ci serve una lead, quindi una melodia principale e qua sotto appunto preset abbiamo tantissime cose e alcuni strumenti che secondo me stanno bene sono tipo piano saw, quindi vediamo. No, questo c'ha l'eco. Ce ne sono tantissimi, synth piano è uno, però diciamo ci sono altri strumenti che potete utilizzare per fare la melodia. Ok, quindi questo. E cliccando qua, poi col tasto destro aprite il piano roll e a questo punto vi conviene scegliere una scala in modo tale da non mettere le note che siano stonate. E qua vado a scegliere una scala maggiore, quindi cliccando qua col tasto destro possiamo colorare la scala, quindi sapere dove mettere le note. E qui possiamo fare qualcosa di molto semplice. Ok, qua possiamo decidere la dimensione delle note e direi che possiamo mettere anche tutte le note. Diciamo di dimensione uguale, nel senso che non dobbiamo neanche essere troppo creativi e quindi scegliamo appunto delle note che siano sempre uguali. Quindi proviamo a fare. Ok, qua possiamo sbatterci tantissimo, trovare la melodia che ci sembra più interessante e l'unica cosa che dovete stare attenti è appunto è quella di cercare sempre di coprire la stessa dimensione in modo tale da avere poi tutti i vari pezzi che siano della stessa dimensione, altrimenti vengono a crearsi dei buchi di vuoto.
adesso metto un po' di note a caso. Ok, vediamo com'è. E vediamo anche insieme a tutto il resto. Quindi facendo qua play andiamo a eseguire le tre tracce che abbiamo in loop continuo. Ok, appunto, melodia fatela un po' come vi pare. E sostanzialmente questi sono i tre ingredienti magici che ci sono un po' in tutte le canzoni di questo genere. Il risultato finale viene un qualcosa del genere. In questo caso ho preferito non utilizzare il bass line, quindi sono andato a copiare poi tutti gli strumenti singolarmente nel song editor e quindi vediamo. Quindi ho fatto due melodie, che una si chiama Super Soul e l'altra si chiama Due, e la vado poi a eseguire con tre strumenti diversi. Quindi vediamo il primo pezzo, solo la melodia. Ok, questa è la seconda melodia. Anzi, la seconda melodia ve la faccio sentire con un altro strumento, che è Future Bass. La seconda melodia l'ho fatta facendo copia e incolla e facendo qualche piccola variazione. Ok, questi qui invece sono appunto i bass drum, quindi li ho presi singolarmente in modo tale da fare qualche variazione. Li vedete in questo modo qua grigio. Tuttavia, se voi andate a zoomare e vi spostate appunto nella giusta corrispondenza, iniziate a vedere che ci sono effettivamente gli stessi quadratini che si vedevano nel bass editor, anzi bass line, e quindi anche qua vediamo il risultato solo di questa parte. Ok, e appunto poi sono andato ad aggiungere delle cose che sostanzialmente sono degli effetti. Per esempio, un altro strumento che è abbastanza ricorrente è questo snare, e l'ho utilizzato in questo modo all'inizio al volume basso, quindi non si sente, dopodiché aumenta di frequenza. Anzi, ve lo faccio vedere così vi rendete conto, aumenta di frequenza e poi c'è questo salto, il drop, e quindi poi c'è la melodia e c'è poi anche il beat sotto. Quindi vediamo il risultato di questo. Ok. E diciamo poi in questo spazio vuoto che si viene a creare, che normalmente cambia un po' la melodia o cambia un po' il beat, ho aggiunto altre due cose che sono appunto questo effetto vento per creare un po' più di suspense, e come effetto, senza sbattermi troppo, ho messo anche questa Scary Bell, che non si sente tanto perché non l'ho abilitata. Ok. E a questo punto questi sono tutti i componenti. Ho fatto un po' di variazioni, quindi qua ho messo solo la melodia di tipo 2 e dall'altra parte invece ho messo la melodia di tipo 1 alternata con quella di tipo 2, e adesso vediamo com'è il risultato finale.